Lotta al contrabbando di carburante e sigarette, al traffico di droga e di esseri umani, oltre 1100 i controlli della Guardia di Finanza in cielo e in mare. E ora con Claudio Ciccarone andiamo a vedere come avvengono i controlli in cielo e in mare della Guardia di Finanza. La stazione aeronavale e la Guardia di Finanza di Napoli ha competenza dal confine con il Lazio fino a Punta Campanella per un'estensione di circa 115 miglia nautiche, comprese le isole. È dai numeri che si evince il grande impegno del Corpo partenopeo. Dall'inizio dell'anno sono state effettuate oltre 1000 missioni in mare per 4000 ore di moto e 185 missioni aeree. Siamo a bordo del guardacoste Sagest della stazione navale della Guardia di Finanza di Napoli, comandata dal colonnello Rosario Vicedomini. La componente aeronavale della Guardia di Finanza ha l'attribuzione esclusiva della pulizia del mare. Questo si traduce in un'attività di presidio della legalità sul mare contro tutti i tipi di crimini che possono essere condotti di natura penale, economico-finanziaria. Presidiamo i confini marittimi da tutti i tipi di traffici illeciti, traffici di droga, traffici di esseri umani, contrabbando di carburanti, contrabbando di sigarette. Un uomo che fa parte della stazione aeromarittima della Guardia di Finanza deve avere ovviamente una parte di marinaio e una parte di tutore dell'ordine. Noi abbiamo un'anima, una doppia anima, oltre a quella del finanziere anche quella, tra virgolette, del marinaio. Veniamo formati successivamente ai corsi di formazione ordinari presso la nostra scuola nautica per acquisire le attitudini ad andare per mare, perché il mare è amico, fratello, però se non viene rispettato può diventare anche il peggiore dei tuoi nemici. I mezzi del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli comprende ovviamente battelli, elicotteri, ma anche dei mezzi molto moderni come il drone che in questo momento ci sta sorvolando. Le caratteristiche le chiediamo in volo, al volo, al comandante della sezione aerea, Matteo Gemma. Per quanto riguarda le caratteristiche principali, oltre ad avere a bordo della sensoristica molto avanzata dal punto di vista tecnologico, quella di andare a quote anche relativamente basse e di risultare molto silenziosi e allo stesso tempo passare inosservati e quindi monitorare situazioni e condotte illecite che si possono perpetrare sul territorio. Fiamme gialle sul mare, fiamme gialle in cielo. La sezione aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli è attiva 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.